ho parole! Io non ho parole! Io non ho parole, cazzo! Io non ho parole, cazzo! Non ho parole! Non ho parole! Non ho parole! Ma si può affrontare un cazzo? Così! Ma si può! Sì! Si può! Ma vi dovete vergognare, io! Porcani! Ma vi dovete vergognare! Non abbiamo visto la porta nemmeno per sbaglio! Nemmeno per sbaglio abbiamo visto la porta! Manco col cannocchiale! La porta! Io, allora, partiamo da un presupposto importante! Il Bagnets sei a casa, non lo senti, stai a derby, nessuno ti giudicherà se il derby non lo senti, ma non scendere in campo, e questo non è sentire troppo il derby, e non sentirlo affatto, questo è il derby, e non sentirlo affatto, perché se tu senti il derby, lo hai visto, sto cazzo, che per quanto possa essere fatto, non gliene frega un cazzo, il derby lo sente? Non ha mai pensato, mai, di potersi mettere a fare coglione con la cazzo, ogni volta prendeva e buttava giù, a cazzotti, e nessuno ho visto dietro che facesse il pallone, con il coglione, perché tu lo sai che a Roma il derby ti costa la carriera, coglione, sapete quanto ci ricorderemo di quello che ha fatto stasera i Bagni? Se può capare, ragazzi miei, a parte che è sceso a giocare con i fottutissimi di papà, sempre in piedi lo stai, ma vuoi stare in terra, metti massa muscolare sul cazzo se non ce la fai, coglione. Commentatori dicevano, che partita Manuel Lazzari, quanta coglione Manuel Lazzari, sia chiaro, a me piace tantissimo come giocatore Manuel Lazzari, fattissimo, mi piaceva già ai tempi della SPAL e me lo sarei preso la buccio di culo, ero convocato anche in nazionale, ma se davanti c'è uno che scivola ogni 3x2, regà, Lazzari, mi spiegate perché Lazzari c'ha palla qui e Lazzari sta lì e il Bagnets non riesce a spazzare la palla? Perché? Perché non riesce a spazzare la palla? Perché? Perché non riesce a capire che sta arrivando Lazzari a tararlo dal bucio di culo? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa?